Ciao Aris, scusami se ti contatto, ma so che tu sei andato a Barcellona e quindi volevo chiederti una cosa, visto che devo sfruttare la cosa. Mi comprerò tutta la serie di Nazuma Eleven in spagnolo, seduta stante là. Quindi volevo chiederti come si chiama la fumetteria dove sei andato appunto per comprare poi quei volumi di Nazuma. Allora, sapete che mi voglio un male da incredibile, però ora sono a Barcellona e sapete che l'unica nazione che sopporta, a quanto pare, a modo i Nazuma Eleven è appunto la Spagna. Io lì vedo il Norma Comics là in fondo, quindi visto che sono qua, avendo fatto viaggio con i miei genitori, anzi con mia madre, con mia sorella. E ora sono qua perché non sfrutterò l'occasione, lascio da solo gli altri per fare il comodo mio. Se riuscirà a prendere tutta la serie di Nazuma, spero di sì. Nel caso, insomma, avrete tutta la documentazione, direi. Vediamo cosa ci sta. Manga in gaming la stampa. Speriamo che, ci dia una buona notizia. Questo di vero che figo, mamma mia. Già mi piace questo posto. Ma io qui vedo proprio tutta la serie. Tempo di fare svaligiamento. Vabbè, avete capito, qua sta tutta la serie, ma me la prendo tutta perché insomma, tempo di andare a pagare. Sì, sono uno stupido, ma questa è una missione da compiere. Si cerca la cassa. Sì, si vede il mio doppio aumento, ma non mi interessa. La cassa, eccola. Ma è un po' bello però sto posto. Raga, vi consiglio, se venite a Barcellona, cercate di venire a Norma Comics, che è una bella zona. Tempo di svaligiare la mia carta di credito. Hola! Tengo un po' di quito de... una... Sì, una serie. Già veo, già. Sì. Perché nosotros tenemos un problema in Italia, che noi sta questa serie qui. Sì, solamente le costa, sta. E por eso es una misión para mí. Io pensavo che stava molto maggiore in realtà. Mucho más caro, pues Sì, nada, me he pagado una 130, por botella. ejemplo. Spero che nell'avion sta tutto. Spero. Come potete vedere, missione compiuta. Quindi, cosa ci fai con sti fumetti, Ivar? Quello che posso. Quello che posso. Potrei in realtà anche tradurli in italiano. Ma la mia idea è portare altri progetti che forse mi serviranno molto di più. Io ora, forse è meglio se mi muovo verso la metropolitana e torno da mamma e mia sorella. E poi, insomma, mi riposo un po' perché questo è l'unico momento in cui potevo stare da solo e ovviamente, essendo in una città straniera, non è che mia madre sia tanto convinta, quindi vabbè. Mi muovo verso l'hotel, però devo dire la fumetteria proprio di fronte all'Arco di Trionfo è una perla stupenda. Ottima scelta, direi. Ma faccio pure la recensione 5 stelle a Norma Comics, va. Però guardate, io vi consiglio, visto che ci porterò pure il video, Barcellona, Barcellona è bellissima, quindi vi consiglio altamente di visitarla. Ve lo dico io, Ivar in persona, che non sa nemmeno inquadrare un arco. Good, eh? Io comunque ce l'ho fatta. Eh sì, c'ho una maglia bellissima, lo so. Sì, ce l'ho fatta. Ho messo letteralmente poi tutti i fumetti. Dove cazzo stanno? Ok, li ho messi tutti qua dentro. Letteralmente tutti nella tasca davanti. Sono
un po', direi, sculato, direi. Sculato? Tutte e 10 fumetti ho preso. Si vede proprio che non ho una vita, eh. Tra l'altro mi aspettavo, diciamo, un premio. Comunque vengo da Napoli soltanto per prendermi sti fumetti. Mi aspettavo forse un po' troppo. Io vi conosco molto bene e sicuro qualcuno starà pensando: non può essere vero, dai, ne avrà comprati 3, 4, 5. Questo è lo scontrino che dice dove sta. Ecco. 79,50 di dove sta Norma Comics. Eccolo qui. Questa è la ricevuta e non posso falsificarlo, ovviamente. Sono tutti e 10 volumi, tutti. Me li sono portati fino a Napoli ed è stato un parto. Ora qualcuno mi dirà che coglione. Qualcuno mi dirà che coglione perché ha comprato un manga che poteva tranquillamente prendere su Amazon, eccetera. Allora, dovete sapere una cosa. Io preferisco prenderli così, quando ho l'opportunità, no? I fumetti. E quando abbiamo organizzato il viaggio a Barcellona, io già avevo detto a mia madre: sappi che sarà così. Io andrò in fumetteria e mi comprerò tutta una serie. Soldi miei, guadagnati da me, presi. E qualcuno mi dirà sempre: ma tu sei un idiota perché fai qualcosa su una serie morente, eccetera, eccetera. Ma a me non interessa. È una soddisfazione personale quello che ho vissuto e sono contento di questo. Prima di tutto, da ringraziare Aris, perché è lui che mi ha consigliato la fumetteria e, insomma, sono molto contento. E questa è una serie che non è mai uscita in Italia, la prima, e sono certo che se fosse uscita la prima serie manga in Italia, forse in Azuma Eleven in Italia sarebbe anche rimasto più nel cuore della gente. Ma non è così, purtroppo. Vediamo per esempio Assassination Classroom, è stato fatto il manga in italiano molto dopo, la serie animata molto dopo ed è ancora molto seguito. Niente da dire, io la pazzia l'ho fatta. Magari nei prossimi giorni, riassunto volume per volume, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E io vi invito anche, visto che ho l'occasione, ad entrare nel nostro gruppo Telegram e canale Telegram che troverete in descrizione. Saranno i primi link. Perché da questo momento in poi voglio promuovere molto di più il mio Telegram, perché servirà anche per l'istituzione del secondo Inazuma Awards, perché sì, l'ho annunciato. Grazie mille a tutti quanti, ci vediamo.